Dramma della follia a Ribera, un grosso centro dell'Agrigentino, dopo un bracciante agricolo, Vincenzo Guddemi, di 55 anni, al culmine di un litigio ha ucciso a coltellate il fratello Giuseppe Guddemi, di 52 anni. Il delitto è avvenuto in una palazzina tra le vie Palma, Pier delle Vigne e Territo, nel centro storico di Ribera, a pochi passi dal vecchio ospedale. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la furia omicida di Vincenzo Guddemi, che a quanto pare da qualche tempo mostrava chiari segni di squilibri mentali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno all'una della notte, tra i due fratelli sarebbe scoppiata una violenta lite per futili motivi. Vincenzo Guddemi avrebbe afferrato un coltello da cucina, scagliandosi contro il fratello che ha cercato riparo sul balcone per chiedere aiuto, ma è stato raggiunto e colpito da alcuni fendenti al collo e al petto. Quando sono arrivati i soccorsi chiamati da vicini di casa, l'uomo era già morto. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato l'omicida e sequestrato anche il coltello. I due fratelli abitavano in una casa insieme al padre. Dal racconto dei residenti della zona, da diverso tempo erano frequenti le liti e dovute soprattutto allo stato di squilibrio di Vincenzo. Giuseppe Guddemi amava l'arte e la musica, personaggio eccentrico, era molto noto in paese. Si considerava un artista e realizzava piccoli oggetti con materiali riciclati. Una passione che gli procurò anche dei guai. Nel 2005 i carabinieri sequestrarono un suo appezzamento di terreno che utilizzava come atelier per le sue opere. Venne denunciato per aver collocato a ridosso del teatro greco di Eraclea Minoa decine di oggetti in ferro di qualsiasi forma e dimensione. In queste immagini Giuseppe Guddemi è ripreso mentre si esibisce sul palco nella piazza principale di Ribera in occasione di un festival canoro.